SC in volo. E vogliono che lasciamo l'aerosoccorritore, che così tranquillizza le persone e hanno un segnale, insomma, della presenza di qualcuno che li assiste. Ok, perfetto, allora ti lascio Sabastano. Preparati, Saba. Roger. Noi ricaliamo là e tu tranquillizzi un po' le persone. La comunicazione, adesso appena lo lasciamo, provvederanno a fare il possibile. Lo metto qua allora giù. Ok, c'è passato una nave di caffè. Ok, vedo che sono sotto la pancia, per me può scendere. Intanto comincio a calare il gancio. Vengo giù. 3, 2, 1, scarico massa effettuato, recupero. 4, OK Marco, guarda, davanti a te c'era un'altra defursione, in prua proprio, da sole, che loro molto probabilmente non escono a uscire di lì. Se vai, continui, da dove ti ho calato, vai verso la prua, sono sotto. E se erano da sola e da sole mi facevano segnale. Allora io vado verso la prua. Sono due persone, Marco, due persone che sono proprio nella discesa della prua che va verso mare. Affermativo, sono quelle che dicevo, sono tranquille, hanno possibilità di uscire di lì? OK, se hai bisogno di luce ce lo dici che te la facciamo, e se valuti invece che di lì le vedete o loro non possono uscire, offriamo noi, faccelo sapere. Perché sono proprio in un'isola della prua, quindi anche col vericello bisogna fare attenzione a andarle a prendere. Col cestello? Nessuno riesce a venire da sole. Marco, pensi che anche col cestello sia difficile buttarlo lì dentro? Marco, no, preferirei che mi calassi a me, rimanendo vincolato, prenderne una alla volta. Okay. Ok, allora Marco, facciamo così, quando interveniamo, tu intanto, dato che ti devo recuperare, la prima persona me la porti subito su di quelle che è subito lì.